Il Papa Benedetto XVI, nel suo discorso alla Curia Romana del 20 dicembre, ha paragonato la crisi del nostro tempo a quella che vide il tramonto dell'Impero Romano. Si tratta di uno spunto di meditazione che merita di essere sviluppato e a questo tema dedicherò la conversazione di oggi. Tramonto dell'Impero Romano, dunque. La parola stessa tramonto indica un'epoca storica, un percorso cronologico che non si racchiude in pochi anni. Noi sappiamo che la data ufficiale della caduta dell'Impero Romano di Occidente è l'anno 476 d.C. In quell'anno, infatti, il barbaro Odoacre, dopo aver ucciso il suo rivale Oreste, depose l'ultimo imperatore, il giovane Romolo Augustolo, e rimandò a Bisanzio le insegne imperiali, accontentandosi per sé in Italia del titolo di re. L'imperatore di Oriente da quel momento rivendicò l'eredità di Roma almeno fino all'anno 800 d.C., quando Carlo Magno fu incoronato imperatore e l'antico impero romano risorse in Occidente come Sacro Romano Impero. Ma la crisi istituzionale dell'impero romano, che precipita nell'anno 476 con la scomparsa, con la fine visibile dell'impero, è una crisi di molto precedente che risale ad almeno un secolo prima. E se volessimo indicare una data, dovremmo scegliere l'anno 378, 100 anni prima precisi più o meno, 378, quando le legioni di Roma vengono disfatte dai barbari visigoti nella piana di Adrianopoli e lo stesso imperatore Valente II, l'imperatore d'Oriente, cade sul campo di battaglia. Per l'esercito romano fu la più grave disfatta dopo la battaglia di Cannae. E questo evento, la battaglia di Adrianopoli del 378, segna la prima grande vittoria militare dei barbari su Roma e si tratta di una vittoria che apre la strada alle grandi invasioni che poi caratterizzarono il V secolo. Il secolo del definitivo tramonto dell'impero romano. Causa esterna del tramonto e poi del crollo dell'impero romano sono le invasioni barbariche, ma le cause vere e più profonde della decadenza e della fine dell'impero di Roma sono cause interne, di carattere culturale e morale. Mentre i popoli barbari premevano ai confini di un immenso impero che dall'Oceano Atlantico e dal Mare del Nord arrivava all'Africa settentrionale, al Mar Caspio, alle frontiere con i persiani e con gli arabi, la società romana era immersa nel relativismo intellettuale e nell'edonismo pratico. È per questo che Benedetto XVI, in relazione all'impero romano, ha affermato che il disfacimento degli ordinamenti portanti, del diritto e degli atteggiamenti morali di fondo che ad essi davano forza, causavano la rottura degli argini che fino a quel momento avevano protetto la convivenza pacifica tra gli uomini. Un mondo stava tramontando. Fu la corruzione morale a spalancare le porte ai Vandali che nel 406 irruppero nella Gallia e ai Visigoti che 4 anni dopo invasero Roma. Oggi, piuttosto che di invasioni, si preferisce parlare di migrazioni, per sottolineare il fatto che quelli che fecero irruzione nell'impero romano erano popoli interi, provenienti dalle regioni più settentrionali d'Europa e dalle steppe dell'Asia. Ora, quel che è vero è che nella storia delle invasioni barbariche possiamo distinguere fasi diverse. Una prima fase fu di infiltrazione pacifica e graduale, alla spicciolata, fra il secondo e il terzo secolo, una penetrazione di uomini e di gruppi che entravano dentro i confini dell'impero attratti dall'alto tenore della vita di Roma e della sua cultura. A questa prima fase ne seguì una seconda, anch'essa pacifica, che fu quella di stanziamento di interi gruppi barbarici, cioè di immigrazione e di stabile insediamento non di individui, ma di
popoli interi destinati a divenire poi uno Stato nello Stato. Quindi una terza fase di grandi migrazioni di popoli all'interno dell'impero, e questa avvenne in forma sia pacifica che guerresca, e poi l'ultima fase, a partire dal V secolo, quella della violenta irruzione di popolazioni del tutto ostili, dai Vandali agli Unni fino nel VI secolo ai Longobardi, e quindi le migrazioni divennero prima invasioni, poi occupazioni, poi conquista dell'impero romano che sotto l'urto dei barbari si sgretolò e scomparve. Tutto iniziò, si può dire, in una notte d'inverno dell'anno 406. Il 31 dicembre di quell'anno le scarse guarnigioni romane di stanza sul Reno, nei pressi di Magonza, avvistarono una massa brulicante di barbari che si perdeva a vista d'occhio al di là del fiume. Il Reno quella notte era una spessa lastra di ghiaccio che permise a quella massa di attraversarlo irrompendo all'interno dei confini dell'impero. I pochi che tentarono di opporsi furono massacrati. Erano Vandali, Alani, Svevi, tribù intere con donne e bambini, carri, bestie, greggi, quelli che travolsero ogni resistenza e che dilagarono in Gallia. Nulla poté più fermarli. I due popoli barbari più temibili erano i Vandali e i Goti. Questi ultimi erano divisi a loro volta in due gruppi, gli Ostrogoti e i Visigoti. E altri popoli, tra cui i terribili Unni, premevano alle loro spalle. Quando i Visigoti invasero l'Italia, Sant'Agostino, scrivendo nel 408, dall'Africa ad una delle sue amiche italiane le scrisse: «La vostra ultima lettera non mi informa di nulla di quanto avviene a Roma. Vorrei tuttavia sapere bene quanto c'è di vero di una voce vaga arrivata fin qui, quella di una minaccia sulla città. Non vorrei prestarvi fede». Il timore del santo vescovo di Ippona diverrà, due anni dopo, realtà. Nell'agosto del 410 i Visigoti, guidati dal loro capo Alarico, si presentano alle porte di Roma, la assediano e, durante un terribile temporale, entrano per la porta Salaria, che fu aperta loro dal di dentro. La città più celebre del mondo, quella città che da 800 anni non era mai stata invasa dal nemico, fu esposta senza misericordia alla furia dei barbari, che accesero i loro fuochi sulle pendici del Campidoglio. Alarico diede ordine di rispettare le basiliche degli apostoli, ma per il resto diede licenza di saccheggio. Fu per 4 giorni un susseguirsi di rapine, di incendi, di stragi, in un'atmosfera di terrore. E per capire che cosa abbiano significato quei giorni, occorre rifarsi innanzitutto ad autori coevi, contemporanei di quell'epoca, come Orosio, Agostino, Girolamo, Salviano. Ad esempio San Girolamo, in una celebre lettera, scrivendo dalla solitudine di Betlemme, dove si era ritirato, riferisce quanto gli viene raccontato da Roma all'indomani dell'arrivo dei Visigoti di Alarico sotto le sue mura, e scrive: «Dall'Occidente ci giunge la terribile notizia che Roma viene assediata, che si compra a peso d'oro l'incolumità dei suoi cittadini, ma che dopo queste estorsioni riprende l'assedio. A quelli che già sono stati privati dei beni si vuole togliere anche la vita. Mi viene a mancare la voce, il pianto mi impedisce di dettare. La città che ha conquistato tutto il mondo è conquistata, anzi cade per fame prima ancora che per l'impeto delle armi, tanto che a stento vi si trova qualcuno da prendere prigioniero. La disperata bramosia fa sì che ci si getti su cibi nefandi, gli affamati si sbranano l'uno con l'altro e perfino la madre non risparmia il figlio lattante e inghiotte nel suo ventre ciò che ha appena partorito». Si tratta di scene agghiaccianti,
quelle descritte da San Girolamo, che ci fanno misurare la portata del dramma. E quando poi cominciano a riparare in Oriente e anche a Betlemme i profughi di Roma che descrivono le raccapriccianti scene del sacco della città, Girolamo geme di dolore e scrive: «Chi avrebbe creduto che Roma, costruita con le vittorie riportate in tutto il mondo, dovesse un giorno crollare? O che tutti i lidi dell'Oriente, dell'Egitto, dell'Africa si sarebbero popolati di schiavi, uomini e donne provenienti dalla città che era la dominatrice del mondo? O che la santa città di Betlemme avrebbe accolto persone dei due sessi, poco prima nobili e carichi di ricchezze, e ora ridotte a mendicare? Il più risplendente lume, esclama San Girolamo, si è spento. All'impero romano è stato troncato il capo e nella rovina di una sola città si è spento l'impero. La città, così egli continua, che aveva saccheggiato tutti i popoli è stata espugnata. Quella che aveva raccolto e accumulato tutti i tesori della terra è ora spoglia e ridotta a un mucchio di rovine». Queste parole ci fanno riflettere su quanto sia precario ed effimero ogni potere, ogni ricchezza, ogni onore umano. E fu proprio meditando sul sacco di Roma del 410 che Sant'Agostino compose la sua celebre Città di Dio, una delle più grandi filosofie cristiane della storia, concepita appunto come la storia della lotta tra due amori: l'amore di sé fino all'odio e all'indifferenza per Dio, e l'amore di Dio fino all'odio e all'indifferenza per sé. E questa visione agostiniana della storia non ha perso la sua attualità. L'impero romano crollò perché in esso la legge morale divina era trasgredita, e questo è ciò che ci attesta la storia e che attraverso la storia giunge a noi come un monito. Anche oggi popoli stranieri invadono l'Occidente. Si tratta di una migrazione pacifica e silenziosa che potrebbe trasformarsi però in un'invasione cruenta. I barbari del V secolo erano estranei alla civiltà romana, ma ne assimilarono la cultura e le tradizioni. I nuovi barbari proclamano di non volersi integrare nella nostra civiltà, di cui assimilano solo gli elementi di decadenza, rifiutandone cultura e tradizioni. E anche oggi, come allora, il cuore dell'uomo e di conseguenza la vita della società oscilla tra due opposti richiami: l'amore di Dio, che si esprime nel rispetto dell'ordine che egli ha voluto dare all'universo, fino al punto di rinunziare a ogni nostro istinto e desiderio pur di rispettare quest'ordine, oppure l'amore di noi stessi, il libero gioco lasciato alle nostre passioni e alla nostra volontà di potenza fino al punto di trasgredire nella nostra vita e nella società intera la legge di Dio. Questa è la drammatica alternativa che sempre si pone nella storia e di fronte a cui non solo i singoli uomini, ma le civiltà sono chiamate a una scelta. E nelle tenebre del V secolo brillarono solo le luci dei santi. Furono essi a comprendere che cosa accadeva e a infondere fiducia soprannaturale quando tutto sembrava perduto. «Cristo ti parla, ascolta», esclamava Sant'Agostino. «Egli ti dice: perché temi? Non ti avevo forse predetto tutto ciò? Te l'avevo predetto perché la tua speranza si volgesse, una volta sopraggiunta la sentenza, verso il vero bene, invece di oscurarsi nel mondo. Tutto ciò che accade nella storia, come nella vita di ognuno di noi, ha infatti un senso e un significato conosciuto solo da Dio. Voi vi lamentate, scrive un'altra voce profetica, il sacerdote Salviano di Marsiglia. Vi lamentate che Dio lasci cadere tutto in rovina. Ma no, Dio governa il mondo, non è vero che non si prenda cura della terra, essa è anzi l'oggetto di tutte le sue premure.
e se accadono tanti disastri, la causa va cercata in noi stessi. Sono i nostri peccati che fanno la forza dei barbari, esclama San Girolamo, sono i nostri vizi che hanno fiaccato gli eserciti. 20 anni dopo il sacco di Roma da parte dei Visigoti di Alarico, i Vandali di Genserico dalla Gallia passarono in Spagna, superarono Gibilterra, dilagarono in terra d'Africa, occuparono tutto il territorio dal Marocco fino a Cartagine. E gli orrori commessi dai Vandali in Africa sono narrati da Sant'Agostino. Bimbi tagliati in due, vergini torturate col ferro incandescente nei seni, nobili e notabili impalati. Nell'anno 430, nella cittadella di Ippona, assediata dai Vandali, Agostino, il vescovo che da 34 anni guidava i fedeli di quella città, vedeva prossima la fine e con essa quella di tutta l'Africa cristiana. Eppure, di fronte al crollo totale, Agostino galvanizzava gli animi, infondeva ai resistenti una fiducia soprannaturale che andava ben oltre il destino terreno di quelle regioni. La sua voce si levava sui secoli e ripeteva la parola divina: «Il cielo e la terra passeranno, la parola di Dio non passerà. La vera vita non è quella che un vandalo può strappare». E fu solo quando la voce di Sant'Agostino tacque che i Vandali irruppero nella città. In quegli stessi anni San Nicasio si fece uccidere dai barbari nella cattedrale di Reims. Sant'Esuperio, vescovo di Tolosa, resisté ai Vandali fino alla sua deportazione. San Lupo difese la città di Troyes, di cui era vescovo. Sant'Eucherio, quella di Lione, contro i Burgundi. Sant'Aniano, vescovo di Orléans, organizzò la difesa della sua città contro gli Unni e incoraggiò il popolo alla resistenza, permettendo alle legioni romane di Ezio di raggiungere Attila e sconfiggerlo. San Paolino divenne vescovo di Nola proprio quando Alarico era alle porte della città e si offrì come schiavo agli invasori per riscattare l'unico figlio di una vedova. Quod vult Deus, antico diacono di Sant'Agostino e poi santo vescovo di Cartagine, organizzò la resistenza agli occupanti vandali fino a quando fu cacciato dal suo seggio da Genserico, messo su una nave senza vele né remi che miracolosamente approdò a Napoli, dove egli morì come confessore della fede. San Massimo, il primo vescovo di Torino, e San Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna, furono in quegli anni allo stesso tempo martelli degli eretici e difensori infaticabili delle civiltà minacciate. Ebbene, è nelle virtù cristiane che ancora oggi occorre attingere la forza al male fisico che ci minaccia dall'esterno e a quello morale che ci colpisce dall'interno. Colpisce il fatto che oggi le accuse alla nostra classe politica per il clima di basso impero e di decadenza morale in cui vive siano fatte proprio da chi ha fatto del relativismo morale il suo programma. In Italia e in Europa esiste una questione morale, ma chi ha titolo a intervenire nel merito è solo chi si richiama a valori morali perenni e non negoziabili. Come può chi nega di principio questi valori rimproverare gli altri se li trasgrediscono? Sono queste le contraddizioni dell'epoca attuale, ma la contraddizione è la nota distintiva del relativismo. Mi fermo qui, cari amici, per una breve pausa. Riprenderemo la conversazione tra pochi minuti. Cari amici ascoltatori, vi parla Roberto De Mattei per la rubrica Radici Cristiane. Nella prima parte di questa trasmissione abbiamo
parlato del tramonto dell'impero romano tra il IV e il V secolo d.C. Abbiamo parlato dei barbari che invadono i territori dell'impero, ne conquistano e devastano le città, raggiungono da nord e da oriente i suoi estremi confini, l'Atlantico e il Mediterraneo. Saccheggiano Roma, Caput Mundi, la città sacra e inviolata che aveva dettato le leggi a tutto il mondo civile. Ma questo nemico che Roma deve affrontare e da cui Roma sarà travolta è un nemico esterno. E la causa più profonda del crollo dell'impero romano non è in realtà di carattere esterno, ma è di carattere interno. Non è di carattere politico e militare la causa più profonda del crollo dell'impero romano, ma è una causa di natura culturale e morale. L'impero romano crolla perché l'edificio è ormai tarlato e la sua forza non è più che apparenza. Cerchiamo di sviluppare anche questo punto perché il Papa Benedetto XVI ha paragonato il tramonto dell'impero romano a quello della civiltà occidentale contemporanea e questo paragone può aiutarci a meglio comprendere la crisi del nostro tempo. Il tramonto dell'impero romano, considerato sotto l'aspetto delle cause esterne, le invasioni barbariche, si situa tra due date, il 378, quando i barbari travolgono le legioni romane ad Adrianopoli, e il 476, l'anno della scomparsa ufficiale dell'impero. La crisi culturale e morale, però, non risale al V né al IV secolo, è precedente e risale all'atteggiamento di incomprensione e di contrasto che l'impero di Roma ebbe nei confronti del cristianesimo. Nei secoli che seguirono alla nascita di Cristo, l'impero romano professava una religiosità ecumenica che fondeva il politeismo greco-romano con un sincretismo di origine orientale. Il luogo per eccellenza di questo culto era il Pantheon, che accoglieva tutte le forme del paganesimo, antico e nuovo, con l'unica esclusione del cristianesimo. Nell'impero si professava una religione civile, senza dogmi e senza morale, alla quale lo Stato imponeva una adesione puramente esteriore. I cristiani, però, che praticavano una religione innanzitutto interiore, una religione del cuore, della coscienza, ma sottomessa a una verità oggettiva, essi rifiutarono l'adesione formale che lo Stato romano chiedeva loro, un'adesione espressa dall'incenso bruciato in omaggio agli idoli. E la coerente testimonianza dei cristiani venne considerata una forma di pericolosa intransigenza e di fanatismo da parte di quelle autorità che pure professavano l'equiparazione sincretistica delle religioni. La sentenza che condannava i cristiani aveva di mira non specifici addebiti, ma il nomen ipsum, la semplice proclamazione del cristianesimo. Nel corso di 3 secoli le persecuzioni raggiunsero il loro culmine con l'imperatore Diocleziano, che regnò fino all'anno 305. Fu uno dei momenti più bui nella storia della Chiesa. Eppure, pochi anni dopo, un nuovo imperatore, Costantino, concedeva piena libertà ai cristiani che potevano finalmente professare la loro fede pubblicamente e infondere il loro spirito nelle leggi promulgate in quegli anni. Fu la grande svolta costantiniana, di cui celebreremo tra poco i 1700 anni. L'ascesa del cristianesimo, da Costantino a Teodosio, fu irresistibile. Ma il paganesimo non si arrese e nel IV secolo sferrò una battaglia mortale contro il nome cristiano. Il breve regno dell'imperatore Giuliano l'Apostata, tra il 361 e il 363, fu l'espressione più acuta dell'odio pagano contro i cristiani, ai quali furono interdetti le magistrature, l'insegnamento, fu proibito che essi fossero insigniti di onori o di dignità.
e dopo la morte di Giuliano il centro dell'anticristianesimo rimase il Senato di Roma, quel Senato che nel 37, pochi anni dopo la morte di Gesù Cristo, aveva espresso con un Senato consulto, un suo decreto, il proprio veto al cristianesimo. Il paganesimo nella seconda metà del IV secolo non era più una religione, ma era una filosofia relativista che poneva tutti i culti religiosi sullo stesso piano, contro il cristianesimo che affermava l'unicità di Cristo, unica via, verità e vita. La politica antipagana dell'imperatore Teodosio alla fine del IV secolo non riuscì a estirpare questa mentalità relativista che si faceva scudo contro il cristianesimo del Pantheon romano. Lo scontro tra paganesimo e cristianesimo ebbe un momento decisivo nella battaglia che si svolse nel settembre del 394 presso il fiume Frigido, oggi Vipacco, un affluente dell'Isonzo, dove si scontrarono le truppe dell'imperatore cristiano Teodosio e quelle del suo rivale Flavio Eugenio, pagano. Vinsero i cristiani, ma al sorgere del V secolo, il 400, la mentalità pagana, edonista e relativista come quella odierna, era ancora diffusa nell'impero romano e ne minava dall'interno le fondamenta morali. Il paganesimo rappresentò per i cristiani del IV secolo un nemico peggiore dei barbari, perché era un nemico interno che impediva all'impero di Roma di accogliere interamente il cristianesimo. Il Vangelo dunque non riuscì ad arrestare la disgregazione morale, che andava dalle classi alte che vivevano nel lusso e nell'ozio fino al popolino che si inebriava nei giochi sanguinosi del circo. Divorzio, prostituzione maschile e femminile, omosessualità, denatalità erano diffusi ovunque. La società di quell'epoca era una società decadente e corrotta che Sante Eucherio, vescovo di Lione, definisce un mondo dai capelli bianchi. Abbiamo ricordato la meditazione sulla caduta di Roma di Sant'Agostino, la sua celebre opera, La città di Dio, che il vescovo di Ippona iniziò a comporre nel 410 dopo il sacco dei Visigoti e finì proprio quando i Vandali, oltrepassata Gibilterra, si apprestavano a conquistare l'Africa romana. Meno conosciuta, ma altrettanto suggestiva e profonda, è la meditazione di un altro autore cristiano del V secolo, Salviano di Marsiglia, nel De Gubernatione Dei, tradotto in italiano come Il governo di Dio. Si tratta di un passo che ho già avuto occasione di ricordare a Radio Maria, nella nostra rubrica Radici Cristiane, ma che mai perde la sua attualità. Salviano, dopo aver raccontato che i membri del Senato di Treviri in Germania, nel momento in cui i barbari penetravano nella città, erano intenti a banchettare e non seppero decidersi ad interrompere il festino, ricorda, cito le sue parole, che mentre le armi dei barbari sferragliavano attorno alle mura di Cirta e di Cartagine, la comunità cristiana di Cartagine si dava la pazza gioia nei circhi e si smidollava nei teatri. Fuori delle mura c'era chi veniva sgozzato, all'interno chi fornicava. All'esterno una parte della popolazione era prigioniera dei nemici, mentre dall'altra parte, all'interno, era prigioniera dei vizi. È difficile dire di chi fosse la sorte peggiore. I primi subivano una cattività puramente esteriore, corporea, questi altri erano schiavi interiormente. Tra queste due disgrazie mortali, continua Salviano, penso che la più leggera per un cristiano sia di subire la schiavitù del corpo piuttosto che quella dell'anima, e la conferma ci viene da quanto afferma lo stesso Salvatore nel Vangelo. È molto più grave la morte dell'anima di quella del corpo. Sia all'esterno che all'interno delle mura di Cartagine si udiva un fragore di battaglie e di divertimenti. Le urla di chi stava morendo si confondevano col baccano di chi si dava le orge, e a malapena si potevano distinguere i lamenti della gente che moriva in battaglia
a causa del frastuono prodotto nel circo dal popolo. Di fronte a fatti del genere, che altro faceva una gentaglia come quella se non reclamare la propria rovina, mentre Dio probabilmente non intendeva ancora mandarli in malora? Cartagine, la capitale dell'Africa romana, contendeva ad Alessandria e ad Antiochia il primato della dissolutezza e godeva della reputazione di essere il paradiso degli omosessuali. E Salviano interpreta l'invasione dei barbari come un castigo per questa trasgressione morale. Ascoltiamo ancora le sue parole. «Si poteva dare, vi chiedo, un vizio più innaturale di quello che ora vi dico lì a Cartagine?» A Cartagine quel vizio non era poca cosa, ma una peste, anche se i travestiti non erano effettivamente moltissimi. Succedeva però che l'effeminatezza di alcuni pochi contagiava la maggioranza. Si sa che per quanto pochi siano ad assumere atteggiamenti svergognati, sono molti a contagiarsi con le oscenità di quella minoranza. Un'unica prostituta, ad esempio, fa fornicare molti uomini e lo stesso succede con l'abominevole presenza di pochi invertiti, infettano un bel po' di gente e non saprei dire chi sia più colpevole davanti a Dio dal momento che sia gli invertiti che le loro vittime sono condannati, secondo la Sacra Scrittura, alla medesima punizione. Gli uomini effeminati e gli omosessuali non avranno parte al regno di Dio. Ora, continua Salviano, ciò che suscita più pena e costernazione è che un crimine come quello veniva visto all'estero come proprio di tutta la romanità e che tutto il prestigio del nome di Roma era ridotto a cenere grazie alla macchia infamante di quella mostruosità contro natura. E la ragione è questa. Quando i maschi si vestivano da donna e camminavano ondeggiando peggio delle donne, quando si legavano addosso certi pendenti raffiguranti mostruose oscenità e si coprivano la testa con veli e fermagli femminili, quando tutto ciò avveniva pubblicamente in una città romana, la più grande e famosa di quella provincia, ebbene, non era forse una vergogna per tutto l'impero romano il fatto che nel seno stesso dello Stato si permettesse apertamente uno scandalo così esecrando? In realtà, un'autorità grande e potente che ha il potere di impedire un grosso delitto se ne è a conoscenza e permette che venga perpetrato è come se ne approvasse l'attuazione. Rinnovo la domanda, spinto dal dolore, a coloro che se la prendono con me. Fra quali popoli barbari si sono mai verificati questi fatti? Dove mai si è permesso che si compissero impunemente alla luce del sole? Fin qui le parole di Salviano di Marsiglia, che vuole dimostrare che il giudizio di Dio non si esercita solo alla fine del mondo, ma in ogni momento storico, e i barbari che hanno invaso l'Occidente nel IV secolo sono uno strumento del giudizio di Dio. La provvidenza che trae il bene dal male si serve di essi per purificare una società corrotta e decadente qual era quella romana. E le parole di Salviano meritano di essere meditate perché noi oggi viviamo in un'epoca in cui i peggiori vizi vengono alimentati dai mass media e addirittura vengono iscritti nelle leggi come diritti umani. Dio però non si disinteressa di quanto accade nella storia. Egli trae il bene da ogni male, ma ogni male deve avere il suo castigo nel tempo o nell'eternità, così come nel tempo o nell'eternità ogni bene deve avere la sua remunerazione. L'edonismo pagano fu una delle principali cause, dunque, del crollo dell'impero romano, eppure neanche questo fu il peggior nemico che il cristianesimo dovette affrontare. I barbari erano un nemico esterno all'impero. Il paganesimo edonista era un nemico interno all'impero, ma esterno al cristianesimo. Esisteva un nemico ancora più insidioso, interno al cristianesimo stesso, e questo era un nemico peggiore dei barbari e del paganesimo. Si trattava dello spirito di divisione, di ribellione, si trattava degli scismi e delle eresie che iniziarono a incrinare proprio in quegli anni la compattezza dei cristiani.
Il 313 era stato l'anno dell'editto di Milano, con cui Costantino aveva concesso piena libertà ai cristiani. La Chiesa esultava. Pochi anni dopo, nel 325, l'imperatore Costantino aveva convocato a Nicea il primo concilio ecumenico della Chiesa, in cui era stato proclamato il credo cattolico contro gli ariani, il credo detto simbolo atanasiano, dal nome di Sant'Atanasio, vescovo di Alessandria, il più puro campione della fede ortodossa. Ma l'arianesimo penetrò nel clero e tra gli stessi vescovi, e non erano trascorsi 10 anni da Nicea che 2 sinodi, a Cesarea e a Tiro, condannarono Sant'Atanasio per il suo fanatismo in materia religiosa. Atanasio fu deposto dalla sua cattedra e fu esiliato, e da allora la sua vita riassunse, per così dire, le sorti della fede cattolica. 5 volte egli fu mandato in esilio e 5 volte ritornò per riaffermare la verità della fede ortodossa. Si arrivò al punto che un papa, Liberio, nel 357 ruppe la comunione con Sant'Atanasio, dichiarandolo separato dalla Chiesa romana. I concili di Rimini e di Seleucia nel 359 proposero un'equivoca via media tra gli ariani e Sant'Atanasio. Fu allora che San Girolamo coniò l'espressione secondo cui il mondo gemette e si accorse con stupore di essere diventato ariano. La metà del IV secolo fu una delle epoche più confuse della storia, in cui, secondo il cardinale Newman, oggi beato, il dogma della divinità di Gesù Cristo fu preservato più dal popolo fedele al suo battesimo che dalla Ecclesia Docens. E quando l'arianesimo finalmente fu debellato, sorsero alla fine del IV secolo nuove e devastanti eresie come il donatismo e il pelagianesimo. I cattolici ancora una volta si divisero e Sant'Agostino fu all'inizio del V secolo quello che Atanasio era stato nel secolo precedente, un campione della fede ortodossa. La Babele regnava tra i cristiani, che non rappresentavano un corpo coeso davanti al duplice nemico che avevano di fronte, il paganesimo all'interno dell'impero e i barbari al suo esterno. Questa situazione di confusione e di disorientamento generale costituì la ragione più profonda del tramonto dell'impero romano, tramonto spirituale e morale, prima che declino politico, economico e sociale. Per i barbari non fu difficile prevalere, e il V secolo fu una delle ore più buie nella storia dell'Occidente. Eppure in questa oscurità un astro brillò. Mentre l'impero di Roma si disfaceva, a Roma nasceva un nuovo impero, non politico, ma spirituale, che abbracciava le anime nel mondo intero, che sfidava i secoli, che ancora oggi è in piedi, nell'ora di questo nuovo tramonto, che non è più il tramonto dell'impero romano, ma è il tramonto dell'Occidente, mentre nuovi barbari premono le porte e nuovi pagani perseguitano i cristiani all'interno. L'impero, scrive Don Geranger, crollerà pezzo a pezzo sotto i colpi dei barbari, ma prima di infliggergli l'umiliazione e il castigo, conseguenza dei suoi crimini secolari, la giustizia divina attenderà che il cristianesimo, vittorioso sulle persecuzioni, abbia esteso abbastanza in alto e abbastanza lontano i suoi rami per dominare ovunque i flutti di questo nuovo diluvio. Lo si vedrà poi coltivare di nuovo e con pieno successo la terra rinnovata e rinvigorita da queste acque purificanti, benché devastatrici. Dopo il tramonto dell'impero romano, calò la notte sull'Occidente, ma nelle tenebre brillò una luce che annunciò un nuovo giorno della storia. Gli autori del V secolo intravedono già questa luce nel papato, la prima grande istituzione europea che sorge tra le rovine della romanità. Prospero di Aquitania, discepolo di Sant'Agostino e autore di un'opera dedicata alla vocazione dei popoli, vede nel papa Leone I, San Leone Magno,
l'uomo che riuscì a salvare Roma dall'invasione di Attila, il protagonista principale di questa rinascita. Era il mese di agosto del 452 quando una delegazione romana guidata da Papa Leone affrontò sul fiume Mincio Attila, il capo degli Unni. Non conosciamo le parole che gli rivolse, ma Attila, il flagello di Dio come era chiamato, tornò indietro, abbandonò l'Italia e San Leone Magno salvò Roma, smentendo trionfalmente le critiche dei pagani che attribuivano ai cristiani la perdita dell'impero. Nel V secolo nessun personaggio come Leone ebbe maggior consapevolezza del tramonto dell'impero romano, ma anche dell'ascesa di una nuova Roma, il cui impero sarebbe stato molto più vasto e più glorioso di quello antico. La Roma cristiana, fondata dagli apostoli Pietro e Paolo, prendeva ormai il posto dell'antica Roma pagana, fondata da Romolo e Remo. I secoli bui passarono, e l'impero romano, dopo il tramonto, rinacque cristiano, con Carlo Magno, inaugurando la splendida stagione del Medioevo. Tutto ciò ci insegna che non esistono tramonti irreversibili nella storia e che la provvidenza tutto può quando agli uomini tutto sembra perduto. Questa fiducia soprannaturale ci anima e ci spinge a guardare con speranza al trionfo della Chiesa, questo sì irreversibile, dopo l'epoca di tramonto che oggi attraversiamo. È una promessa che va di pari passo con quella di Fatima e che ci deve fare dire, infine, la Santa Chiesa Romana trionferà. Concludo, cari amici, con queste parole la mia conversazione di questa sera, ma tra qualche minuto ci sarà spazio per i vostri interventi. Dunque, grazie e a tra poco. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono Gabriella Brigadò e telefono da San Giorgio di Rovereto, Trento. Sì, sono proprio felice, direi, di poterla aver ascoltata questa sera, perché sembra proprio cadere al momento storico attuale giusto, e considerando gli eventi attuali, ed è un grido di speranza appunto per noi tutti, perché in effetti la conoscenza del passato ci apre al futuro. La ringrazio, è stato il Papa Benedetto XVI, il nostro Papa, che ha parlato di tramonto dell'impero romano per caratterizzare la nostra epoca. È una espressione molto, molto forte, credo che siano parole ben scelte dal Papa. Il Papa è anche un grande conoscitore dei padri, dei dottori della Chiesa, di figure come quelle di cui abbiamo parlato questa sera, a cominciare da Sant'Agostino. Quindi è innanzitutto il Papa che dobbiamo ringraziare per questo spunto di meditazione che ci ha dato. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ah, buonasera, professore. Sì, buonasera. Senta, ma scusi, io non so dove rivolgermi. Ho sentito adesso la radio, volevo chiamare anche l'altra volta, mi sembrava così. Io sono in una situazione ma molto, molto grave, guardi. Siccome sono presso anche la salute mentale, sto dietro la dottoressa che mi segue, adesso ho lo sfratto di una casa, il terzo sfratto di morosità esecutivo anche, non so dove rivolgermi, sono andata nelle chiese, i preti non mi aiutano, vado a cercare il vescovo che è qua, sono a Genova io, mi dicono sempre domani c'è, poi vado e non è arrivato, mi prendono in giro, non so
so dove rivolgermi a chiedere, non so che chiedere aiuto, sono senza lavoro e non ho nemmeno un euro, devo andare giù da mia mamma in Calabria e non ho soldi per il viaggio, sono in una situazione brutta. Ma, signora, io non sono purtroppo in grado di darle aiuti di carattere pratico, credo che ci siano tante persone che siano in situazioni difficili come lei. Quel che è certo è che tutto ciò che non dipende da noi dipende dalla volontà di Dio ed è in Lui che dobbiamo cercare la forza di superare queste situazioni così difficili, qualche volta drammatiche. Questo vale per le situazioni di carattere storico generale, ma riguarda anche la nostra vita quotidiana di ogni giorno. Sì? Pronto? Buonasera. Buonasera padre, sono Marta e chiamo da Sulmona. Io mi pongo sempre questa domanda che per me è angosciosa. Date le alterne vicende dell'uomo, gli orrendi delitti nelle più molteplici forme, e sappiamo che purtroppo molti poi si dannano anche perché avendo peccato molto. Perché Dio Yahweh, cioè il creatore, ha creato l'uomo sapendo che avrebbe creato un inferno sulla terra e non un paradiso, un Eden, un qualcosa di bello che ci doveva preparare poi all'incontro con il Signore? Ma, non so se ho reso l'idea. Sì, se ho reso sì, l'idea. Ma, sì. Dio sì, è onnisciente, ma... non ci sono dubbi. Quindi sapeva tutto in precedenza come l'uomo si sarebbe comportato. Perché ci sì, ha creati? Ma, è una domanda che io mi pongo continuamente e non trovo risposta. Dio ha creato l'uomo per renderlo, per la sua felicità, per renderlo felice e perché la creazione stessa dell'uomo contribuisce alla gloria di Dio. Se talvolta sulla terra si produce l'inferno, questo avviene a causa non certo di Dio, ma della volontà degli uomini, dei peccati diciamo degli uomini, della responsabilità degli uomini. Lei dice, ma Dio è onnisciente, sapeva che questo sarebbe accaduto, ma se Dio, sapendo che questo sarebbe accaduto, ha permesso che ciò accadesse, vuol dire che ciò che da questi mali, da qualsiasi male possiamo immaginare, da quell'inferno sulla terra a cui lei si riferisce, sarebbe venuto e verrà diciamo, di un bene migliore, perché sappiamo che Dio non è solo onnisciente, ma Dio è anche onnipotente e che quindi è in grado di trarre da qualsiasi male un bene superiore e quindi non c'è male sulla terra, individuale o sociale, che in qualche modo non cooperi, non contribuisca a un maggior bene degli uomini e alla gloria di Dio. Il bene è sempre vincitore, diciamo, nella storia. Questo ecco, è un punto che credo noi dobbiamo sempre avere chiaro. Il bene, la verità, trionfano sempre. Dio vince nella storia e nell'eternità. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, io sono Mara di Vicenza. Allora, sì. Ho seguito per telefono le sue risposte. Dunque, pensavo, io ho sentito tempo fa Padre Livio ripeterlo più di una volta, che la Madonna Medjugorje non parla di castighi come a Fatima, prima, nonostante tutti gli avvertimenti, si sa che l'umanità ha continuato a peccare, adesso stiamo vivendo, io dico, la definisco un'autopunizione perché ci facciamo il male con le nostre mani, e quelli che sono un po' più confermati nella fede, c'è sempre da considerare la fragilità umana, e non dico che siamo pallidi, però io prego sempre lo Spirito Santo che ci confermi fortemente nella fede, appunto proprio perché stiamo vivendo questi tempi così malvagi, però appunto il non prevalebunt è uno dei miei punti fissi, continui, e lo diffondo anche per quello che posso, cerco di fare apostolato. Per quel poco di buona cristiana no, ma per quello che non dobbiamo disonorare il nostro nome di cristiani. Per cui poi c'è in prospettiva
il grande segno di, non voglio fare la miracolistica, che ti sarà a Medjugorje e di cui parla spesso Padre Livio, anche dei ragazzi, che dice che quando accenna questo, spero prossimissimo, segno, grande segno, si illuminano, diventano radiosi. Prima di questo c'è, non so, a volte ho l'impressione che sia una cosa quasi immediata, tipo, non dico invasioni barbariche, ma il periodo così oscurantista come quel periodo là, che stiamo già vivendo, e quindi è già appunto una cosa, una rovina interna. Che poi ci sia l'evasione, speriamo di no, perché si spera sempre, almeno qui in Italia, anche in Europa, che si integrino quelle masse che vengono per cercare fortuna all'Occidente, la fortuna tra virgolette. Ecco, io dicevo, dobbiamo, sì, va bene che è utopistica come domanda, dobbiamo aspettarci un trascinamento verso il basso prima del trionfo del cuore immacolato di Maria e del grande segno meraviglioso che ci sarà a Medjugorje e sembra, mi ricordo forse, nei grandi santuari mariani in tutto il mondo, sarà visto anche in televisione, eccetera, eccetera, questo lo so da tanti anni. E sono domande che mi faccio io. Io credo che dobbiamo riflettere su questo punto. Dio non parla invano, le sue parole vanno prese alla lettera, vanno meditate, tutto ciò che è parola di Dio ha non solo una sua verità, ma una sua infallibilità. Ora, quella frase secondo cui le porte dell'inferno non prevarranno, è una frase che non solo ci assicura di un infallibile, di un inarrestabile trionfo finale del Signore, non prevarranno le forze dell'inferno, ma ci dà anche l'idea che se il Signore si esprime in questi termini, le porte dell'inferno non prevarranno, e dà l'idea che le porte dell'inferno sembreranno vicine ad aver prevalso, perché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di questa assicurazione. Le porte dell'inferno non prevarranno, anche se in qualche momento della storia potrà sembrare che il male stia trionfando sul bene. Quindi Dio ci ha parlato, ci ha trasmesso questo messaggio per confortarci, per rassicurarci in tutti i momenti difficili della storia, ma anche in tutti i momenti difficili della nostra vita. Quindi è molto giusto diffondere questo, è molto giusto e molto importante diffondere questo messaggio di forza e di speranza. Qualsiasi cosa accada, le porte dell'inferno, il male, non riuscirà mai a prevalere sul bene, a soffocarlo, anche se apparentemente noi potremo trovarci in momenti di oscurità, di difficoltà, di tenebre. E in fondo sono le parole di Fatima: infine il mio cuore immacolato trionferà. Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, signora. È il professor sì, Di Mattei? Sono io, sì, buonasera. Bene, sono Ersilia da Ventimiglia. Ho ascoltato la sua relazione con timore e tremore, bellissima. Vorrei che venisse trasmessa così come lei l'ha letta anche sul TG2000, perché perché è di attualità. Noi siamo agli inizi in questo momento delle emigrazioni, in attesa di arrivare alle invasioni. Quando? Non lo so. Che poi non prevarranno le porte degli inferi, un atto di fede in cui credo fermamente, però non so io come arriverò. So che il bene vincerà sul male. Speriamo che lei riesca. Io infatti la leggo anche sul timone.
no? Sì, e vorrei sul timone, proprio... forse anche sulla rivista Radici Cristiane. No, sì. Sul timone, perché se io prendo tante riviste, ma non per prenderle soltanto, io le voglio anche leggere, e siccome io lo leggo dalla prima all'ultima pagina, poi intercalando anche tutti i giornali, le radio, le televisioni e i telegiornali, non posso avere tre riviste, e quindi leggo approfonditamente e accuratamente il timone. Quindi vorrei proprio che venisse riproposta nel timone. Non dico una sintesi, perché guardi, non si dovrebbe togliere neanche una virgola quanto lei ha detto, anche perché è di una realtà veramente tremenda, ecco, si può dire anche tremenda. Grazie, ascolto per radio. La ringrazio, signora, la ringrazio del suo apprezzamento. Io credo che nei momenti difficili è molto importante guardare alla storia, perché la storia è maestra di vita, la storia si ripete spesso, molti eventi del passato sono prefigurazioni di quanto poi accadrà successivamente, e la storia è importante anche per capire come nei momenti difficili si sono regolati i santi sono gli uomini che nel corso dei secoli hanno salvato la Chiesa, hanno difeso la civiltà. Furono nel IV e nel V secolo, furono i santi che opposero un baluardo al dilagare delle eresie come l'arianesimo, o anche a far fronte con il loro esempio e con la loro testimonianza all'invasione dei barbari. È per questo che io credo che tra le tante discipline ecclesiastiche, quali sono la teologia, la morale, la filosofia, il diritto, debba avere un suo ruolo, una sua importanza, la storia, ed è per questo che la nostra rubrica si chiama Radici Cristiane, proprio per cogliere nella storia il germe e poi lo sviluppo di quella che è stata la civiltà cristiana, di quelle che sono state le sue istituzioni. La ringrazio comunque ancora. Pronto? Sì, buonasera. Senta, io sono Graziano, telefono da Milano. Sì. Senta, accolgo con molto calore la tesi che lei ha posto, che la decadenza morale è stato uno dei fattori principali della fine dell'impero romano, ma parliamo dell'impero romano d'Occidente, perché purtroppo anche la Maria si dimentica che l'impero romano ha continuato in Oriente per molti secoli. Sotto qui diciamo che l'udienza di Benedetto XVI si sa anche Cirillo e Metodio, che erano figli del magistrato imperiale Leone, quindi l'impero romano continuò e fece ancora molte imprese, tra cui quello di civilizzare e dare la lingua agli slavi, insomma, era una cosa secondaria, mentre anche oggi purtroppo, insomma, abbiamo sempre questo sisma nei confronti dei popoli dell'Europa orientale e non solo delle... Quindi per quale motivo noi continuiamo a trascurare, insomma, questo aspetto di avere dei fratelli orientali? Questa è la domanda, insomma. Era una storia, insomma, con sì, loro. Sì, quello che lei dice è interessante, sarebbe interessante sviluppare in un'altra occasione il tema dell'impero romano di Oriente. È vero che se nel 476 si è dissolto l'impero romano d'Occidente, ha sopravvissuto per quasi 1000 anni un impero romano d'Oriente. Non dimentichiamoci che anche questo impero romano d'Oriente è caduto nel 1453 sotto l'urto di barbari, sotto l'urto dell'Islam, è stato travolto dai musulmani nel XV secolo, l'impero romano d'Oriente. Va anche detto che questo impero romano d'Oriente si è staccato nel 1054, qualche secolo prima della sua caduta, dalla Chiesa di Roma, con il cosiddetto scisma d'Oriente, quindi è un popolo che si è staccato dal tronco vitale della Chiesa cattolica, della Chiesa romana. E quindi quando noi parliamo di Santa Chiesa
romana, chiesa cattolica, apostolica romana, ci riferiamo a quella chiesa che ha il suo, la sua pietra nel suo fondamento, nel vescovo di Roma, ed è l'importanza di questo primato di Roma che i nostri fratelli orientali ci auguriamo che un giorno, quanto prima, potranno riconoscere, cioè che possano anch'essi comprendere come la Chiesa di Roma e il Papa rappresenta, proprio nell'epoca confusa che stiamo attraversando, può rappresentare un elemento di unità, di forza e di unione di estrema importanza. Quindi dobbiamo augurarci e pregare per il ritorno nella Chiesa romana dei fratelli d'Oriente. Pronto? Io mi chiamo, sì, Paolo, chiamo dalle Marche e telefono, sì, per chiedere tre cose brevemente. Sì. Dunque, la prima è questa: se c'è un libro che parla di queste cose di cui ha parlato lei questa sera. Poi, se è possibile chiedere una registrazione in musicassette di questa, che quello che ha detto stasera lei, e se è possibile quali sono gli estremi per ordinare queste videocassette con la registrazione di quello che ha detto lei questa sera. Per quanto riguarda la registrazione, io credo diciamo che debba rivolgersi direttamente agli uffici di Radio Maria. Non sono in grado di fornirlo personalmente, perché la trasmissione e la rubrica è trasmessa e registrata da Radio Maria. Invece, per quanto riguarda i testi, io consiglio da una parte la lettura di testi originali dell'epoca. Ad esempio, si trova nelle librerie cattoliche il libro del sacerdote Salviano di Marsiglia che ho citato, Il governo di Dio, lo ha pubblicato la casa editrice Città Nuova, è un libro abbastanza attascabile, di poco prezzo, Il governo di Dio, che è una specie di meditazione sulla provvidenza di questo amico di Sant'Agostino, Salviano di Marsiglia, che però ci offre una descrizione anche storica molto interessante di quanto accadde in quest'epoca. Oppure, per quanto riguarda invece proprio la ricostruzione storica degli avvenimenti, bisognerebbe risalire alle grandi storie della Chiesa, ma purtroppo è un genere un poco abbandonato, e per questo che dicevo prima a una domanda precedente, che a mio avviso uno dei settori più importanti da incoraggiare sarebbe quello dello studio, ma anche della ristampa di opere che abbiano trattato di questi argomenti. Quindi io purtroppo non sono in grado in questo momento almeno di segnalare un testo preciso. Credo però che a tutti coloro che mi ascoltano, che sono interessati ad approfondire questo argomento, che rivolgendosi a Radio Maria, scrivendo a Radio Maria, poi Radio Maria mi potrà eventualmente trasmettere i vostri desiderata per quanto riguarda segnalazioni di libri, di testi o altri suggerimenti di questo genere. Quindi credo che il passaggio attraverso la mediazione di Radio Maria possiate avere un contatto con me per potervi fornire qualche elemento di più. Vi ringrazio. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Pronto? Posso parlare? Sì, buonasera. Buonasera, professore. La sì. Sento un po' lontana, però sì. Io ho parlato con Radio Maria proprio mentre sì. lei stava parlando sì. con l'ultimo sì. Che ha telefonato, con l'ultimo sì. signore. Sì. Io volevo chiedere le stesse cose. Dunque, lei dovrebbe essere un professore di storia? Sì, sono un professore di storia.
insegno all'università. Ecco, non ho capito bene il nome, professor De Mattei. Il mio nome è Roberto De Mattei e insegno alla Università Europea di Roma. A Roma è una università cattolica, l'Università Europea di Roma si chiama. Europea, ecco, di Roma, sì. Sì. Poi aveva nominato prima, precedentemente, Timone e avevo anche nominato due Radici Cristiane. Avevo nominato due riviste che, diciamo, su cui scrivo, diciamo, una rivista è il Timone, l'altra il rivista Timone mi può dire qualcosa o devo scrivere a Radio Maria per avere queste informazioni? Io credo che per tutte queste informazioni l'altra rivista è la rivista Radici Cristiane. Sì, credo segnato, che potete, diciamo, sia rivolgervi a Radio Maria, che eventualmente vi può mettere in contatto, diciamo così, con me, sia sì. Oggi, diciamo, attraverso, lettera, sia oggi attraverso, esattamente, sia comunque oggi attraverso internet, diciamo, sì. su tutte, che sia il Timone, che sia Radici Cristiane, che sia l'Università Europea di Roma, cioè di qualsiasi cosa di cui si parla attraverso internet, si raccolgono notizie, insomma. Sì? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Io chiamo da Modena. Sì, buonasera. Volevo dire la mia esperienza. Io ho sentito una testimonianza di una certa Gloria Polo, che molti hanno sentito, che ha detto che ha avuto l'esperienza dell'inferno, e ha detto che la cosa più grave per questa umanità è l'aborto, perché ha scatenato tutti gli angeli ribelli, si sono rivoltati sulla terra e hanno portato l'offuscamento delle menti, confondendo il bene e il male. E io, siccome ho fatto parte per anni dell'UDI, in questi giorni ho avuto questa ispirazione di scrivere una lettera a questa associazione e di intimarla proprio col cuore, dicendo di fermare questo genocidio che sta portando l'umanità sull'orlo della catastrofe. Io mi sono sentita di scrivere questa cosa, e poi voglio dire che sta avvenendo veramente quello che lei ha detto, anche a livello di società civile, perché non siamo perseguitati solo dall'esterno, dai popoli che vengono da altre regioni, ma soprattutto dal relativismo interno, dal laicismo. Pensi che a Modena tutti i lunedì mattina c'è un presidio, perché si fanno gli aborti, di 7-8 persone che portano dei cartelli che ovviamente contrastano con questo grave omicidio. E niente, non era mai successo la settimana. Sono arrivati i vigili, hanno chiesto i documenti a quelli che stavano manifestando, e addirittura hanno chiesto di togliere avevano una croce su un piedistallo, hanno chiesto di togliere il piedistallo dalla croce perché occupava un solo pubblico e quindi non erano autorizzati a tenere questa croce, la dovevano tenere su un piede, altrimenti non potevano tenere la croce. E poi di fianco gli si sono affiancate altre persone con cartelli contrastanti. Questo dimostra proprio come anche la società civile sta facendo di tutto per contrastare quelle idee cristiane che vorrebbero dare dei valori nuovi alla società. Però noi cristiani dobbiamo in qualche modo farci sentire di più, anche nelle chiese bisognerebbe che se ne parlasse un po' di più di questa moralità che deve in qualche modo essere ripristinata, perché i giovani veramente sono allo sbaraglio. La ringrazio, la sua è una testimonianza importante contro l'aborto. Ci sono molti gruppi che combattono oggi l'aborto e vanno incoraggiati, ma vorrei dire che c'è qualche cosa di peggio della pratica dell'aborto, ed è la sua istituzionalizzazione nelle leggi, nella società, e quindi non bisogna
per contrastare l'aborto limitarsi a un generico sì alla vita, ma bisogna denunciare come iniqua ogni legge abortista e proporsi come fine la eliminazione di queste leggi dalla nostra società. Credo che questo sia il fine principale dei gruppi e delle associazioni che vogliono con serietà e successo combattere contro l'aborto, ed è una battaglia certamente molto importante. Adesso? Sì. Pronto, professore? Sì, buonasera. Buonasera, sono Maria dalla provincia di Brindisi. Sì, buonasera. Ho seguito da tanto il suo discorso, preso anche dal Papa, che ci tiene moltissimo per quanto riguarda, e soprattutto per quanto riguarda le radici, come lei ha ben delineato, tutto il percorso storico, educativo e culturale. Io ricordo ben volentieri per tutto quello che è stato il periodo che lei ha elencato, degli Unni, famosi Barbari, eccetera. E allora io ho questo ripensamento. Anzitutto, in questi giorni noi a Cisternino, proprio il mio paese dove abito, stiamo facendo la settimana per l'unità di cristiani. Il mio pensiero prevalente è quello di avere questa unità che con gli scismi che hanno prodotto, diciamo, come allora, ancora oggi si risentono. E quindi solo questa unione che anche noi stiamo cercando di riunire tutti, anche i gruppi della diocesi, e così via, bene questa preghiera che possa illuminare. Quindi questa è una parte. Poi tengo sempre a fare un riferimento nelle scuole. Io non so che cosa, è una domanda un po' così lunga e non forse adeguata. La cosa più importante per me oggi, io sono adulto, ho insegnato, e quindi quello che mi preoccupa, che ripenso, cerco di fare quello che posso fare, quindi la comunicazione nelle scuole. Perché molte volte si è studiato questo percorso, non si è fatto mai il collegamento per quello che sono stati grandi salti di qualità dei nostri, Sant'Agostino, come li ha nominato, Attanasio, tutto quello che sono percorsi, altri che abbiamo, e il famoso Papa Leone, che in quel momento così particolare. Adesso non voglio fare tutto questo, il discorso culturale è proprio educativo nelle scuole. E poi velocemente vorrei dire qualcosa su quanto riguarda le mie esperienze della Seconda Guerra Mondiale. Ero bambina e sentivo tutte le preoccupazioni di quello che succedeva, non si poteva camminare, tutto era condatezza da pagare, tutto era nascosto, e si sentivano le notizie appena appena alla radio perché non si poteva anche questo. Cioè questa esperienza forte, poi si sentiva che a Brindisi erano sbarcati già, che dovevano venire attraverso, quindi erano arrivati quasi al nostro paese, dove tanti rifugiati, molte nostre famiglie con bambini che venivano ad alloggiare anche a casa, li abbiamo accolti, i famosi rifugiati. Ringrazio anche lei, diciamo, per la sua testimonianza. Credo che lei ha toccato un punto importante, cioè l'importanza dell'opera nelle scuole. A questo fine, anche riferendomi a qualcuno che aveva chiesto qualche testo, vi vorrei segnalare un testo scolastico per gli studenti delle scuole medie, pubblicato dalla casa editrice De Agostini, dal titolo Le radici del domani. Ecco, è uno dei pochi, a mio avviso, testi buoni, diciamo così, validi per le scuole che posso consigliare. Le radici del domani sono naturalmente le radici cristiane, è stato pubblicato dalla casa editrice De Agostini. È molto importante anche, come dice lei, pregare per l'unità dei cristiani, ma credo che questa debba avvenire non solo per pregare per l'unità dei cristiani, diciamo di diverse confessioni cristiane, diverse confessioni religiose, ma pregare soprattutto in questo momento per l'unità all'interno della Chiesa cattolica, perché lo spettacolo che dà talvolta la Chiesa è quella di essere un corpo purtroppo diviso e frammentato, e quindi bisogna pregare per questa nostra unità interna. Io credo che le nostre conversazioni, però la nostra conversazione sia giunta al termine, quindi se non ci sono altre domande io concluderei
qui, diciamo, la nostra conversazione di questa sera. Ringrazio tutti gli amici ascoltatori di Radio Maria e riprenderò le mie conversazioni la sera di mercoledì 16 febbraio, il terzo mercoledì del mese, che è il giorno della rubrica Radici Cristiane. Grazie ancora, dunque, buonasera.